Tutto parte dal nostro bisnonno che è stato un allevatore e quindi abbiamo, diciamo, origini proprio in questo settore. Innanzitutto siamo una braceria, principalmente il nostro prodotto è la carne. Cerchiamo di abbinare la carne con, diciamo, i nostri prodotti, quindi tradizione e innovazione. Non a caso abbiamo introdotto nel nuovo menu delle ricette di alcuni chef molto famosi e le abbiamo rivisitate inserendo dei prodotti del nostro territorio come la mela annurca. Questo è un piatto che abbiamo noi rivisitato a modo nostro praticamente, è una guancia di vitello al barolo cotta a bassa temperatura su purea di mela annurca, cubetti di polenta fritta e una vellutata di verdure. Questo è il nostro cavallo di battaglia, mille foglie composta da tonno di chianina, che è un filetto di chianina cotto a bassa temperatura, finocchi, radicchio e perlace di aceto agli agrumi. Questo è un abbinamento davvero interessante, cannolo siciliano ripieno di genovese, abbinato ad un cioccolato fondente 75% di cacao amaro. Questo è un maiale caramellato cotto a bassa temperatura con una crema di castagna al cognac e miele. Queste sono delle polpettine di chianina IGP ai funghi porcini con una panatura ai frutti secchi e salvia pastellata. Parecchie persone ci hanno fatto questa domanda: perché a Maddaloni che non c'è niente? Effettivamente, se nessuno ci prova, non ci sarà mai niente a Maddaloni.